aziendalisti? Aziendalisti? Non vi sento ragliare, in che tombino siete finiti, aziendalisti? Quelli che raccontavano che questa società era fantastica, guai se attacchi Cardinali, che ha un progetto ambizioso, vuole fare lo stadio, vuole aumentare il brand, perché vuole far vincere il Milan. Uso le tue stesse mosse, Dove siete? Dove siete? Dove siete? Già mi avete abbandonato Pioli, perché voi fate così, no? Siccome è arrivato il comunicato della curva che non si può andare avanti con Pioli, ah no, l'hanno detto loro, allora anche voi. Poi adesso hanno fatto il comunicato contro la società per la decisione di Lopetegui e comunque per la mediocrità, contro la mediocrità. Allora anche voi subito, video, la pazienza ha un limite. Adesso ve ne siete accorti, aziendalisti, quelli che era tutto un mondo fatato il Milan. E guai, perché se criticavi Cardinale eri un pseudo tifoso. Io non mi dimentico di voi, che adesso solo perché non avete un'identità vostra, un modo di ragionare. No, l'ha detto la curva, allora dobbiamo dirlo anche noi, basta, no, la pazienza. E vi rimangiate tutto ciò che avete detto nei mesi passati, tutte le ingiurie che ci avete anche tirato. E allora io man mano mi sto tirando i sassolini dalle scarpe e ve li sto tirando in faccia, perché tutto il fango che avete tirato addosso a chi si era già accorto che il ciclo Pioli era già finito a gennaio dell'anno scorso, a chi ha sempre sostenuto che attenzione, perché questa società vuole fare del business alle spalle del Milan e che di vincere non gliene frega un cazzo, mentre voi andavate in giro. Ne è rimasto solo uno ancora, il pelato 2.0, quello che sostiene il fatto che la curva ha sbagliato i momenti a fare questa contestazione, perché è stato per caso annunciato qualche allenatore, lui dice, quindi praticamente secondo a sto qua che di calcio capisce veramente un cazzo, gliel'ho già detto più volte e mi ha dato l'occasione di capire che davvero non lo capisce, vorrebbe che prima firma il triennale Lopetegui e poi dobbiamo andare a contestare. Cioè, a che cazzo servirebbe? Mi devi spiegare a che cazzo servirebbe contestare quando ormai è già stato firmato. Anche sei un bel fesso, anche fai dei ragionamenti, delle volte dovresti sentirti da solo, perché se ti sentissi delle cose che scrivi e dici, davvero sei imbarazzante. Comunque tutti nei tombini gli aziendalisti, dopo qualcuno tira poi la testa e comincia a salire sul carro. E io sono buono, io vi voglio bene a tutti, io l'ho sempre detto, ero l'unico che sosteneva il fatto che i tifosi sono tutti uguali, ognuno con la sua mentalità, e non andavano criticati se erano contro Pioli o la società, ognuno tifa come c'ha voglia. Eravate voi che rompivate il cazzo, aziendalisti, siete diventati dei pagliacci, siete dei pagliacci, perché adesso, perché l'ha detto la curva, salite sul carro, adesso vi sentite presi in giro. Cardinale questo è stato fino a oggi, uno che ha gettato il fumo e poi anche adesso, ma quello che dico io, volete andare contro i tifosi? Cioè questa società vuole andare contro i tifosi, perché è la curiosità che ho oggi io. Io oggi ho questa curiosità, voglio capire se questa società realmente voglia andare contro ai suoi tifosi, a quelli che gli hanno riempito lo stadio, a quelli che hanno sempre sostenuto, a quelli che sono attaccati ai colori del Milan, sempre. Davvero avete la faccia tosta di venire contro a noi, proponendoci un progetto che per voi è vincente, ma che a noi fa cagare?
È questa la mia curiosità, sono così in attesa, perché per il momento non sento ancora, anche oggi, nessun nome decente. Cioè, ma davvero voi volete venire a prendere per il culo noi? Facendo finta che ci ascoltate e magari non prendete Lopetegui per andare a prendere un altro cesso con gli allenatori forti che ci sono in giro. Certo, raga, se aspettate ancora un po', vi assicuro che rimangono solo i cessi. Ma davvero voi pensate che rinunciando a Lopetegui e prendendo Van Bommel noi siamo contenti, ci si ricrea l'entusiasmo? Voi volete partire senza i tifosi e sarebbe un danno immenso, incommensurabile. Cardinale, mi dicono, Cardinale non pensava a questa reazione dei tifosi, non pensava che i tifosi del Milan avessero questa reazione se prendevano Lopetegui. Cardinale, ma dove cazzo pensi di vivere? Ma che squadra pensi di aver preso? A parte che uno scemo che non sa neanche che avevamo 7 Champions, dove cazzo vuoi andare? Cioè, questo pensava di aver preso la Fiorentina, con tutto il rispetto della Viola, che peraltro c'ha un presidente migliore dei nostri, perché con Miso è meglio di sto cesso. Pensavi che noi dovevamo stare qua zitti zitti a accettare la mediocrità che ci stai sbattendo in faccia? Io non lo so tu dove vivi, non lo so assolutamente, ma questo è il Milan, renditene conto. Io ogni giorno parleremo un po', più che altro faremo aggiornamenti di quello che arriverà, ma sono curioso di capire se queste teste di minchia vogliono davvero tirare la corda, vogliono sfidarci, voglio vedere se ci vogliono sfidare con la loro arroganza, col loro modo di fare, con la loro mediocrità. Io è questo che voglio capire. O se invece avranno uno scatto d'orgoglio, una reazione e capiranno, sì, ha ragione i tifosi, anche Ibra, se arriva Van Bommel, te ne devi andare fuori dal cazzo. Cioè, se la tua scelta è Van Bommel, te ne devi andare fuori dal cazzo, perché io fino a prova contraria ti difendo, perché tu sei un vincente e spero che porti all'interno del Milan un vincente. Gli esperimentini come Van Bommel non servono al Milan. Adesso è uscito sto nome di De Zerbi, tra tutta la fuffa è qualcosa di meglio, però ricordatevi raga che De Zerbi conosce la fase difensiva come Stefano Pioli. Vediamo, dai, sono curioso, se sfidi, ricordati Cardinale, che se sfidi il tifoso poi ti bruci, perché il problema è che si brucia Cardinale, ma si brucia anche il Milan, è quello che noi non vogliamo una stagione da protagonisti. Vi aspetto in live stasera.